tre seghe. A tre seghe. Ma cosa tre seghe? Io sto iniziando uno spettacolo diverso dove finalmente la gente vuole vedere i figli d'India più maturi. Sì, che cadono agli alberi. Ma no, perché parto con Beethoven? Dicono, guarda i fichi fanno una cosa diversa. Sono più. C'è un messaggio in loro, non sono le solite cose. E tu parti con una sega che. Beethoven fa cagare! Innanzitutto Beethoven è uno che ha studiato perché ha fatto anche la quinta di Beethoven, lo sanno tutti. E sta male perché gli è morta la nonna. Io lo so, dopo tanti anni, 14 anni che stanno insieme, la gente vuol vedere. Oh, va, finalmente i fichi iniziano con Beethoven. No! Tu parti con una sega, io ho studiato teatro, musica. Fammi fare quello che so fare, no? Ma che vengono fuori le emorroidi, li sta attento! Se ti sforzi troppo vengono fuori dopo per rimettere un disastro. La comicità oggi è cambiata, bisogna guardare al di là della credenza, bisogna guardare al di là della credenza. Che è la colonna sonora del film che abbiamo fatto l'anno scorso che mi ricordo più neanche il titolo. No, sì, Natale, Natale sì, ma chi se ne frega? Ma io non voglio. Come neanche... 45 miliardi? Ma se non abbiamo visto una lì. Ho capito dal tuo punto di vista. Ma poi cosa vuol dire? Oggi la comicità, io non lo so, noi dovevamo fare un film con un regista importante, un tocco di chi? Nanni Moretti, noi sì. Con Nanni Moretti. La stanza dei fichi. Perché? Prima scena, morti, via, finito il film. Perso te, ma stai scherzando? Ma cosa vuol dire? Io capisco la comicità, ma mettiamoci un po' di cultura, un po' di messaggio, un po' di... rendiamola un po' più... Non stiamo lì così, capisci? Stanno arrivando. Io ho studiato musica, teatro, ho fatto conservatorio, ho fatto dire? Di ma tutto... La gente... Ma no, basta. Ma la gente ride per cose semplici, no? Ma non è vero, no. Ma cosa sono le cose tu più... Tu potrai anche essere il padrone della terra, ma non del sottosuolo, capisci? Perché pancia piena fa cantare, non la camicia bianca, perché il più conosce il meno, capisci? Capisci quello che ti voglio dire o non capisci quello che ti voglio dire? Capisci quello che ti voglio dire? Ma, fratello, smettila. Ma è a casa il calendario di Frate Indovino che era ubriaco, non si vede secondo che... Ma cosa vuol dire? Bisogna pensare a una comicità nuova, ma chi, diversa, giovane, e con chi fresca. Volevi fare il film? Vediamo un po', con chi? Cosa? Per esempio con chi? Che cosa? Il film, con chi volevi farlo adesso che volevo qua? Stati... Sì, con Nanni Moretti, con un regista, con attori famosi, non lo so. Attori famosi? Ma sì, ma dai, basta. Ma sono le cose semplici che va... No, mi sto solo sedendo, perché sto pensando alle cazzate che dici. Se vuoi ti procuro la carta igienica, se vuoi... No, le cose... non so, come se incontro due biciclette. No, lascia stare ancora gli incontri... Io mountain bike, no, io monto in graziella. Ma sì, ma la gente ride perché c'è la faccia da scemo. Se tu ti giri, sembra che c'hai la barba, ridono. Ma... È normale. Ma pensa te, ha parlato lui a parlare. Ma certo. Oggi... Ha parlato tu che c'hai i capelli che sembri il cofano del panda, aperto. Ma per favore! Cosa vuol dire? Davanti sembra un sindaco, il naso fuori dal comune. La gente ride, ride perché te... Come si incontra? Io faccio così. Ridono. Come si incontra due puzzle? Come va? Non tanto bene, sono a pezzi. Che ridono. Vedi che ridono. Ma ridono perché ti vogliono bene. Ma va, ridono perché questo non funziona! Ma dov'è lo spessore comico? Dov'è l'arte? Dov'è la... Dov'è? Ma mettilo da parte! Ma dov'è la... Senti da che pulpito arriva il palpito! Ma cosa stai dicendo? Ma cosa c'entra? Ma scusa, ma quello è... Anche l'ozio è il padre dei vizi, ma l'ozio è anche fratello di mio papà! Ma cosa c'entra? C'entra, per farti capire che... Ma cosa c'entra? Che mazzetti! Le cose semplici, puttana! Io le so, quegli incontri lì, io me li ricordo, sai! Li abbiamo sempre fatti! Sì, come si incontrano per la strada due CD, me li ricordo. Sei di Rom o sei di Bari? Come si incontrano per la strada due strappi. Ciao. Ciao. Che strappo sei? Uno strappo al collo, tu? Uno strappo alla regola. Me li ricordo. Non me li ricordo, poi non me li ricordo. Come si incontrano, non so, per esempio... Due peli. Due peli. Oh, che spavento, pensavo che fossi la ceretta. Certo, queste qui sono cose che... Ma come si incontrano, non so, per esempio... Come si incontrano per la strada due dolci. Tirami su. Ma t'approfittano il te, Ma vai via, babà. Cremino! Ma non dire cazzate. Come si incontrano per la strada due testate di giornale. E il resto del Carlino che l'hai lasciato su. Ha ha ha!
Il messaggero. Vabbè. Cos'è? Sole 24 ore. Allora. L'Unione Sarda. Sì, va. Gazzettino. Questo non lo so. La Padania, ce l'ho duro. Ah. Già. L'Eco di Bergamo. Ma dai, come si contano due panini? Fai il pane integrale. Il pane di segale. No, l'han capita, vieni qua. Sì, muove tutto. Fai il pane. Questo qua che cos'è? Olè! Pan di Spagna. E questi? Questo non lo so. I crumiri. Oh. E questi? Cosa sono? I doppini. Oh, come si godono due interisti. Cammino piano perché c'ho solo i zaccheroni. Come si incontrano due della Juve. Ah, ciao. Ciao, dov'è? Come va? Tutto bene? Sì, te va bene? Due del Milan. Forza Italia. Finita. Due della Roma. Due della Roma. Piangono tutti i calciatori. Sì. Abbiamo perso per un capello. Vabbè, ma dai Bruno, lascia stare, siamo 1-0 per me, perché la gente ride per queste cose. Ma sono cose, innanzitutto sono cose vecchie, primo. Secondo, oggi, ti ho già detto, la comicità è cambiata. Io ho bisogno di fare uno spettacolo diverso, perché se permetti, ho studiato teatro, poesia, musica, potrò fare quello che so fare o devo per forza sempre cercare nella credenza il latte quando la signora l'ha messo in frigo? Qual era il soggetto di questa frase? Guarda che anche Giacomo... Vabbè, ascolta, senti, vai... Bisogna chiamarsi Giacomo per essere poeti, capisci? Anche Gabriele quando arrivava diceva: Gabriele, t'annunzio! Cosa vuol dire? Vabbè, ascolta, se vai dietro c'è una cosa da mettere, vai di là a metterla. Quindi fare una roba di... Vai di là a mettere sta roba! Sta te, ti dico di andare lì! Vai di là a mettere sta roba, no? Non lo so io. Bene. A questo punto devo presentare un grande personaggio che è qui con noi e c'è bisogno del vostro aiuto perché, signore, io presento voi Invisibilio. Alzi la mano che mi sta seguendo. Vabbè, io presento sto... voi c'è Visibilio, nel senso c'è entusiasmo a mille. Non impegnatevi troppo, perché... Signori, Pippo Ceruso! Stasera, benvenuti. Se faccio così per 5 minuti muoio. Bene, siamo qua per questa manifestazione molto importante. Siamo qua per eleggere Miss Padania 2004. Vai con la sigla. Sul ponte di finaliste di Miss Padania 2004 qui con noi. Signori, entrino le finaliste di Miss Padania, la numero 20, la numero 21, la numero 22. Via con la sigla. C'è solo questa, non ce n'è un'altra. Ecco le Miss, ecco qua. Non c'è problema. Bene, qua con me non c'è la 21. La 21 dov'è? La 21 dov'è? La
E la 22? Al cane con la tosse. Ah, caspita. Un'epidemia. Bene. Vuoi parcheggiare prima di parlare o... Bene. Ma cos'è? Ma lei... C'è un po' di... Vabbè. Bene. Attenzione, presentiamo questa... Conosciamo più da vicino... Sto scherzando. Vuole un bersaglio o gli basta la terra? Bene. Conosciamo più da vicino questa nuova pretendente a questo titolo. Si chiama... Eminchia Bianchi. Eminchia Bianchi. Il nome è particolare. Miss Piedigonfi e Miss Vene Varicose. È arrivata in finale, pensate le altre come erano eliminate. Com'erano. Bene, a questo punto, a 20 secondi, dobbiamo puntonarla per terra. Bene, a 20 secondi... Ma basta! Bene, a 20 secondi per dire quello che vuole. Prego! Innanzitutto che veramente che sono putrefatta dalla gioia, veramente che sono contentissima perché sono venuta qua senza darla via. Ma è una terona questa! Questa qui non è del... Non è della Padania! Mio papà dice sempre che prima di darla via bisogna aspettare che qualcuno te la chieda. Ma cosa... Mio papà dice che il tempo cancella, la matita che non scrive. È della Calabria Saudita questa qua! Mio papà dice che voglia di lavorare saltami addosso e mettermi incinta. Mi va a pare che chi fa da sé è single. Benissimo. Mi va a pare che se si allaga la cantina e piange, peggiori la situazione. Certo, certo. Bene. Mi va a pare che... Adesso basta! Vada via chi... Ma, te capì? Oh, te capì? Vada via chi, va bene? Oh! E francese non lo so. Come francese non lo so? Oh. Ehi! Sa... Sa parà, basta, capì? Mi va a pare che lo sciacallo vive nello sciapiede. Chi se ne frega? Bene. Mio papà dice brutta che... legge, basta! Mio papà dice che nella vita è più facile ferire una persona che medicarla. Oh! Basta, troia! Perché mi deve dire basta? Se... Vabbè, conosce bene, a questo punto arriviamo al dunque. E il folle riesce a metterlo o solo la prima? Bene, a questo punto siamo al momento dell'intervista. Allora, intanto l'uomo della sua vita... Vuole che l'aiuto anch'io con... No, che ho mangiato le cozze. Anche i gusci. Bene, come deve... Lei, qual è l'uomo... Ma lei è la sorella di... Ah. Toro scatenato, per caso. C'è un po' di una... Sembra un... No, che c'ho la cellulite. Ma per poco che schifo! Senta, qual è... Come deve essere l'uomo della sua vita? Innanzitutto come uomo della mia vita che mi piace a me, che innanzitutto che mi piace come uomo che veramente... Sì, che ma arrivi a dunque! A me piace uno piccolo piccolo con la testa grossa. Ah, cocciante! Riccardo Cocciante. Bene, cosa sa fare? Cosa innanzitutto sa fare? Che so fare tutto. So recitare dei versi. Faccio. Ma no, che schifetto. Senta, cosa sa fare? So cantare al contrario. Tipo le bionde trecce. Le trecce bionde... Vabbè, a volte mi riesce, non sempre. Vabbè. Mio papà dice che è inutile cliccare sull'icona se non hai fatto ESC a Windows. E ora è possibile spegnere il computer. Qual è? No, che c'ho un raschiamento qua che... Così in alto? No, è la... Qual è il suo hobby? Innanzitutto come hobby che piace a me, che innanzitutto che veramente che mi piace come hobby, che innanzitutto che mi piace come tiri hobby. Tiri via qualche innanzitutto. Innanzitutto mi piace stare stravaccata sul divano. Beh. Guardare il Grande Fratello, la televisione. Sì. E mangiare le cozze con l'olio d'oliva piccante e il latte con i biscotti. E la marmellata cinese con i frutti di bosco italiani. Ce l'ha un catino per vomitare o...? Sì, ce l'abbiamo di plastica. Bene. Quanto misura il suo giro vita? 1 km e 700 metri più del Giro d'Italia. Incredibile. Scompresa la linea del traguardo. I nostri psicologi hanno mio steso... papà dice sempre che... Ma basta! I nostri psicologi... Che l'aria al mattino è fredda... Hanno steso un profilo psicologico... Lo dica così, dica. Eh? No, dica così. No, dico mio papà dice che l'aria è fredda perché sta fuori tutta la notte. Per far vedere che... Io fare una pausa per questa cazzata. Va bene, d'accordo. Allora, Eminchia è una ragazza sensibile. Appena vede un fiore, un uccellino, si commuove. Anche un uccello grosso. Ma no! No, nel senso che... Ma chi se ne frega? Non mi commuovo. Ma non può dire queste cose! Mi commuovo comunque. Che
crede molto nella famiglia, ancora molto affezionata alla nonna, specialmente il giorno della pensione quando gliela ruba. Sì. Brava, complimenti! No, ma solo quando vado da Luna Park. Ah, perché cosa vuol dire? Che mi servono i soldi per andare sull'autoscontro. Che io sono l'autoscontro, c'ho l'autista che guida, che non so mettere il gettone. Mio papà è talmente ricco che guida, fa guidare l'autista di autoscontro. Mio papà dice che è vero. Siamo arrivati al momento della premiazione. Cosa piace? Non ho ancora detto niente. Ah, pensavo che... Miss Padania 2004 è la numero... Lo dirò prima, porca mi sbaglia. Senta, me ne... Lo dica 7-8 volte che ho vinto. Ha vinto. Bene, ha vinto. E adesso siamo arrivati al premio. Parli piano, che adesso che sono famoso, che certo, mi dà fastidio che se parla a voi. Già se la tira. Attenzione, dunque. Attenzione, il premio è una settimana. Ah, piano con i premi, che è già una settimana che dovrei prendere tanti premi, che il mio impresario non so se... Piano, che chi va piano, va piano. Non essere etrustica. Cerca di non... Senta, il premio è una settimana su una chiatta con il con Maroni che suona la fisarmonica dal Monviso alle Foci del Po. Contenta? Non so se posso andare. Vabbè, perché no, devo andare a fare un provino, devo fare un sacco di cose, sono allora, veramente impegnato. A questo punto abbiamo un premio di consolazione, un secondo premio. Sì. Sì. Bene, si è vista la crescita. Abbiamo un altro premio, comunque, sì, che è offerto dalla... Parli pure con parole sue. No, è stato un attimo di... perché pensavo... Era più brutta senza capello. No, che ho fatto le nesse. Comunque c'è un altro premio. Sì. L'altro premio è un calcio nel culo, vai fuori dalle palle, via! Aia! Terona, vai via! Via, fuori! Fuori! Basta, è fatta, la gente rideva 2-0 per me. Ma non vuol dire, sì. È la simpatia, no, che ride... no. Ma no, ma allora tutti si vestono da donna, è troppo facile. Ma vai, così si fa. Ma poi scusami, te l'ho già detto. Io, poi, un'altra cosa. Io ho studiato teatro, lo sai, ho fatto recitazione, ho studiato musica. Sì. Tu mi hai dato un calcio, ma hai fatto un male incredibile. Ma perché il calcio bisogna saperlo dare, è clowneria, anche i bambini devono saperlo. I clown, quando hanno i calci non si devono far male. Quando dai il calcio, la gamba deve essere morbida. Se la tieni rigida, fai male. C'è proprio una tecnica, capito? Se te lo dico io, che così... Aia, che male. Scusa, Invece di pensare al calcio, prenditi un bel libro sul teatro, sulla clowneria. Questo che... altro che cretino. Bastardo. Aia. Sembro Inzaghi quando cade in aria. Aia. Mi ha fatto male, non posso neanche andare a messa perché mi ha preso il sacro, porca miseria. Ci sarà un dottore. Dottore! C'è un dottore! 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 Eccomi qua, sono il dottor Grisafulli. Oh, eccomi qua, tra le altre cose ho un sacco di cose da fare oggi. Ecco, vado a prendere il mio banco. Sono medico dell'Usel, sì, sono medico. Sono molto famoso, sono... Ecco, questo qua è il mio... Ecco, tra le altre cose, oggi ho molto da fare, speriamo che non venga nessuno a disturbarmi, perché devo visitare Venezia, ho 2 ernie al diesel. Citofono qua. E devo anche, pensate... Dottor Crisafulli. Fare un sacco di cose. Eccolo qua. Uno che ha fatto i raggi, domani fa le bici di cerchioni, dovrebbe venire... La casa è mia, il citofono è mio, risponde quando voglio io. vabbè. Chi è? Sono uno. Io sono un panda, andiamo in garage. No. No, sono... Senta, io non la vedo, deve mettersi sotto l'occhio di bue del citofono. Se io non la vedo non la posso far entrare, mi scusi. Non Ma la vedo. Qua? Dov'è? Non mi vede? No, vedo dei peli, è lei? No, è la riga larga. Ah, è la riga larga. Il mio parrucchiere.
Provi a alzare un braccio, una gamba. Provi a alzare una gamba, un occhio. Provi a alzare un orecchio. Senta. Sì. L'occhio di bue non lo vedo, ma è passata una vacca se l'intera. Ecco, adesso... Adesso la vedo! Ah, grazie! Ma è lei? Sì! Ma guardi, mi dica! Dica. No, io suono i citofoni e poi scappo! Sì, come mai? Ho come suonato, mai? No? Devo salire! Ah, vuole salire! No, no! Allora li apro! A che piano è? Qua? Non ho ancora alzato la cornetta! Lasciami il tempo di alzare! Chi è? Sto suonando un altro citofono. Dica. Senta, ancora lei. Sì, ma che piano è? Ma come che piano è? Mansarda. Mansarda. E lei faccia le scale, la mansarda. Va bene, grazie. E che devo dirle? Mansarda. Questo è scemo. Mansarda. Scemo. È un cartino, quello. Questo non sa cos'è la mansarda. Ci vuole un traghetto per andare. Chi è? Senta, cos'è la mansarda? No, l'hai mastufato! Quattro volte ho cos'è la mansarda? Ma come che cos'è? È il sottotetto! Ma non è il sottotetto, no? Fate le scale e troverà l'insegna! Cosa? Cretino questo. Deficiente. Primo piano. Secondo piano. Terzo piano. Guarda un po'. Quarto piano. Quinto piano. Sesto piano. Settimo piano. La casa c'ha quattro piani, non so dove sta. Quinto piano, sesto piano, settimo piano. La casa c'ha quattro piani, dove va il quinto piano? Sesto piano. A quattro piani? A quattro piani. Scendo. Sesto piano. I documenti! Quarto piano. Terzo piano, secondo piano, piano terra, si è chiusa la porta. Chi è? Si è chiusa la porta. No, guardi, scusi, devo dire, proprio lei è un imbecille. Lei è un imbecille. Ha capito? Quante volte le devo aprire? Quante volte le devo aprire? Si è chiusa la porta. Mi riapra! Tutti i garage aperti! Primo piano. Sei cretino proprio. Secondo piano. Terzo piano. Il limite sanitario! Secondo piano. Primo piano. E sono venuto incontro! Ah, salve! Venga! Salve, salve! Ho avuto delle difficoltà. No, ho visto che avevo dei problemi, ho detto ma le vado incontro a questo giovanotto. Certo. Come va? Mi dica come va. Ho sbagliato piano oppure? Ma lei mi ha esaurito, mi scusi. Quanto... No, apro, non apro, apro. Cos'è che vuole fare? Ah, si faccia vedere. Lei innanzitutto che lavoro fa? Faccio il casellante. Casellante dove fa? Nei fiumi, via le carpe, via le luci. Casellante in autostrada. In autostrada, certo. Perché non me lo dice? Ma se non me l'hai chiesto. Che problemi ha un casellante? Cioè tic. Che tic ha un casellante? A lei vede le macchine. La smart. Ma lo sa che questa potrebbe essere una malattia strana, sì, forse infettiva, magari, sì, non lo magari. So. Faccia qualcosa. Io non so cosa fare, nel frattempo possiamo cominciare a darle qualche cosa, a vedere, capire un po' com'è la cura qua, perché non si sa bene che cosa potrebbe essere. Ah, meno male che non ho un minuto di vita, sennò ero già morto qua. Le posso dare queste supposte? Ah, bene, bene. Queste supposte arrivano da Napoli, si chiamano le strep cazzolini dopa. Aspetta, sono il nome è un capolavoro. Cazzo. Sono supposte di nitroglicerina. Ne prende 17 ogni 3 minuti. Me le sparo con un mitra. Non è un classico. Ogni 3 minuti. Cioè, ma ecco, le prende a digiuno. Sì. Ma mai a stomaco vuoto, per l'amor del cielo, eh. Sia ben chiaro. Perché poi non so, c'ha a casa un fono? Sì. Ecco, si asciughi i capelli perché aiuta. Guarda che aiuta. L'aspetto domani. Ho capito, vado. Buongiorno. Buongiorno, salve. Il giorno dopo. È già passato un giorno.
Cazzo, è incredibile, no? Il tempo è tiranno, come dice Sauro. E cosa vuole dire? Ah, tiranno Sauro! Adesso l'ho capita. Questa è stress. La gente vuole le medicine, credono, ma stanno tutti bene. Vogliono le medicine, tutto stress. Non ho fatto le scale perché... Ah, porte, campanelli, niente. Come va? Insomma, brucia. Ha messo della maionese? Sì, ho messo la maionese, il pancarè entra comodo, certo. Non c'è problema. Importante. Senta, se mi devi dare qualcosa, lo dia per bocca perché qui non c'è più spazio. No, certo. Avevo già pensato. Anch'io sono stressato. Mi dia qualcosa. E cioè tic? Le posso dare queste pastiglie per provare? Sono pastiglie effervescenti. Ah, bene. Non è tanto l'efferve, ma è lo scente. Vabbè. Sapere qual è lo scente, l'efferve, sarebbe importante. Ma sulla pastiglia è scritto effervescente. Nella spezza metà, lasci lì l'efferve, prende lo scente. E la scioglie in 90 litri d'acqua e poi bere tutto. Ah, sì, mi bevo il boiler. Mi bevo il boiler, via. Ecco. Sì, un boiler. Tutto va bene. Questo glielo posso lasciare perché è un campione, ha già vinto l'anno scorso. Ah, beh, allora. Glielo posso lasciare questo qua. Sì, ma mi lasci anche andare. Grazie, complimenti. No, mi ridevo per una cosa di un mio paziente. Ho capito. Ecco, dopo magari facciamo un controllo anche alla prostituta, se viene qui controlliamo, Perché è ancora attaccato? La prostata. Ah, la prostata! Arrivederci. Mi raccomando, Salve. Su col morale anche se alzi di ribasso. Sì, grazie, arrivederci. È stress. Altro che malattia. Se non dici il giorno dopo non esco più. Sì, ma sto parlando con i miei pazienti. Il giorno dopo. Salve. Oh, eccolo qua, il nostro giovanotto. Come va? Non so sovere. C'ho le fiacche. C'ha le daffne? No, le fiacche. Le fiaccole? No, sì, le fiacche. E come mai c'ha le fiacche? Perché l'acqua del boiler era bollente. C'ho tutto schionato qua. Ma la miscelata. Non c'ho il motorino. E i suoi tic come va? È incredibile, ma si risolve niente qua. Guarda, io posso darle queste pastiglie, arrivano da Brescia. Queste qua, si mettono sotto la lingua. Ah, bene. Le prende due, le fa sciogliere sotto la lingua, quando le ha fatte sciogliere le sputa fuori. Ah, benissimo. Così guarisce il pavimento. Questo è uso orale, quindi non glielo scrivo. Per forza. Queste qua ci sono le indicazioni, se non sta la vuole un po' di musica, c'è la composizione. Cosa vuole che dica? Ma lei è laureato. C'ho tre lauree, l'ultima mi nasce settimana prossima. Ah, interessante. Ecco una cosa. Sì. Quando prende queste, sì, i bambini dalla nonna. Perché? Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ah, mia suocera è in Australia, mi costa una cifra per mi raccomando. Ecco, poi tocca la linguetta, mi raccomando, perché è importante. Grazie, poi ha un cucù a casa. Sì, ce l'ho il cucù. Ecco, una bella caricata, perché aiuta nella cura, vedrà. Ma lei fa il dottore o l'arredamento per interno? Ma dopo, se mai, facciamo anche un vaccino, Ah, il vaccino ci vuole. Va bene, arrivederci. Ma che qua! Ma c'è! Richiamo. Ma fa ancora, va bene. Richiamo del vaccino. Ma che fa te? Giorno dopo. Come va? Eccolo qua, il nostro giovanotto. Guardi che c'ha il ciuffo davanti agli occhi. Sì, l'ho disegnato. Come va? Come conciato quello lì, ma anche l'altro. Senta, guardi, io veramente non so cosa fare. Le posso dare queste supposte di sciroppo. Metà qua, si incontrano e poi lavoro. Queste qua sono fantastiche, queste qua arrivano dall'America. Ah, sì? Made USA. Lei le deve usare, le usa. Interessante. Ma no, va bene, no, ci credo. Mi dica. Nonino, com'è conciato quello lì, ma anche l'altro. Sì. E dopo non me ne ricordo più dopo. Sì, ma stia di... Nonino, com'è conciato quello lì, ma anche l'altro. L'ho detto giusto ancora, ragazzi. Come potete volere anche l'altro?
Ah, avete in mente una barzelletta di un mio amico che ha telefonato prima? Eccolo qua. Buongiorno. Scusi, Aspetta, mi devo riprendere. No, perché mi ha chiamato un mio amico e mi ha dato una barzelletta. Ah, sì, salve. Come vanno i suoi tic? No, bene. Meno male, ecco. Sono praticamente... Sono... Non ho più tic? No. E come mai? Hanno chiuso l'autostrada. Bruno, questo è un pezzo che funziona, perché questo è un pezzo sulla malsanità, capisci? Questo sì che ci vuole in uno spettacolo teatrale che ho in mente io, perché la gente deve capire che finalmente, andando dal dottore, vorremmo ringraziare quelli che spostano la roba sul palco. Grazie. Devono capire? Come? Grazie. La gente deve capire che finalmente, andando dal dottore, a volte non va il campanello. Certo. Questo è importante da capire. Certo, certo. Aspetta. Ecco. Oh, mettiamoci qua, va. È più comodo. Caro anche Bruno. Siamo in luce, se no facciamo una figura di merda. Perché... comunque, no, hai ragione. Effettivamente, devo dirti la verità, si ride facilmente, però... Certo che il teatro è un'altra cosa, eh. Io che ho studiato teatro, che ho studiato prosa, ho studiato musica, perché il teatro è musica. Ritenta, prosa un'altra volta. Tu lo sai che il teatro è musica? Sì. Il teatro è musicale. Certo, perché... Io ti, no, ti dico... Non so, fai un esempio. E la la... È musica. Di Bergamo, però queste cose... Il resto, insomma, per uno come me... Perché che tu sei capace anche di suonare, insomma. Beh, io ho fatto 22 anni di chitarra, se non lo sai... Costruirle proprio. No, no, io ho suonato chitarra. Ah, suonare. Ho fatto scuola di chitarra, di canto, poi ho fatto il topografo, disegnavo le tope, poi ho fatto... e poi ho fatto recitazione. Ah, vero, sei fatto il topografo. Cioè, io non so perché, abbiamo fatto tutte le cose che volevi, ok? Sì, sì, no, lasciami fare anche qualcosa che so fare anch'io, che la gente come dice... Come fai a cantare e suonare se non abbiamo niente? Non è che... Guarda, io, guarda se sei in giro una chitarra di Claudio, prova a vedere, ti fa, almeno per una volta ti faccio sentire cosa so fare io, no? Visto che parli sempre per niente, parli sempre per niente. C'è una chitarra, va? Incredibile. Neanche farlo apposta, va? La chitarra è uno strumento... Oh, non me la devi passare così questa, né? Non è un pallone di calcio, eh? Questa è una chitarra, rappresenta la musica, l'arte, la vita, la poesia. Non è un pallone di calcio che stai dando a Totti, ragazzo. Questa è una chitarra, e anche se è una chitarra me la passi piano. Che pirla che sei. Passa la chitarra così. La musica è una cosa importante, devi avere rispetto per gli strumenti musicali. Subito mi hanno dato una nota, appena sono entrato a scuola di musica. Beh, per forza. Ragazzo. Vabbè, comunque, poi la chitarra ha bisogno della sua temperatura. Se è troppo al caldo si scorda, se è troppo al freddo si ricorda. Benissimo. La chitarra è uno strumento importantissimo. Sì, sì, dai, canta qualcosa. Dai, sentiamo un po'. Poi, dai. Quando parli di calcio tu, io sto zitto, sto parlando di musica, non capisci. Stai zitto. Dio ti ha fatto due orecchie e una bocca per ascoltare di più e parlare di meno. Stai zitto. Vabbè, suona, dai, vediamo un po' cosa che il mondo è cambiato. Io ho a casa un canarino, non canta più. Perché deve pagare la SIAE. Ma basta, parla! Cioè, canta che parla! Fanno insieme anch'io. Dai, suona, vediamo un po' cosa sei fatto. Lo so, vedi te. Vediamo cosa sei capace di fare. Forza, su. Sono qua, tutto orecchie sono. Un padiglione. Sì. Dai. Piace spettinato camminare col capo sulle spalle come un fiume. Così mi diverto a rischiarare il nostro autunno senza chiume. Piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, da quanto sono per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. E poi va avanti. Oh, bella e allegra, bravo! Bella canzone allegra, compagnia. La musica, ma cosa sai fare? Altre cose sai fare, non so, tipo la musica country. La certo, la musica country è la musica dei cowboy. La cowboy. Musica di Shell Seven, One Member, Finghammer, la musica country. Chi sono quelli lì? Dai, va. Oh!
piace spettinato cantare. Mi diverto a senza è uguale la prima, basta! Piace? La musica country la conosci, la mettiamo qua, ok? Perché il country è la musica dei cowboy. Ho capito che è la West Coast. Però si assomiglia un po' tutta la musica. Ma va, sembra. Sembra, però. La musica però va avanti, senti. Non è come una partita di calcio che finisce. Il jazz. Ecco, il jazz è la musica fredda. In milanese il ghiaccio, il jazz, le frecce, il jazz. Erano bravi Bob Frost che avevano fatto un disco bellissimo. Comunque il jazz. Bob Frost? Sì. Sì, quattro salti in padella in discoteca lo facevo. Per favore, dai, suona. Ma stai zitto, sì, se sì, non capisci, c'è. Stai zitto e ascolta. Sì, sì, ok. Suona, dai, il jazz. Ma sono curioso, devi vedere un po', bellissimo. Bravo. Bello. Mi piace spettinato camminare col capo sulle spalle come un fiume. Così mi diverto a rischiarare il nostro autunno senza chiudere. Mi piace che mi grandi sul viso la fitta sassaiola del giugno. Quanto sono per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Ed in mente ritorna quello stagno che le canne e il muscolo sommerse ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi e poi va avanti perché la musica è infinita, è diversa, capisci? Dal calcio. Che questo, bravo questo che maledetto sei, guarda. Calcio, che oggi non è più calcio. Bravissimo. È violento il calcio. Bello, veramente bello. Allora, il jazz lo prendiamo qua. Non so, reg. Musica reg. Il reg io non lo reg tanto, però il reg ha la sua importanza. Peter Tosh. Poi gli è morto il fratello Peter Pan. Peter Pan! Gli ha sparato. Nata la favola reg, la favola reg. Ecco la. Reg. Il reg è molto diverso, però. Il reg è più tipo Woman No Woman Cry. No Woman No Cry. Mi piace spettinato camminare col capo sulle spalle come un fiume, così mi diverto a rischiarare il nostro futuro senza chiudere. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, ma quanto sono per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Voglio bene la patria mentre affitta i tronchi rugginosi. Poi va avanti, caro amico. Caro amico. Senti, a me... Io non sopporto Branduardi, va bene? Ma cosa stai dicendo? Che Branduardi ha suonato un sacco di canzoni, un menestrello. Non mi interessa. Non ma mi... perché non ti piace? Perché non ho un perché? Perché? Dimmi un perché. Perché non mi... Perché? 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 Ma sei bravissimo. Perché... Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto che cercava il topo ma non lo trovava. Il gatto incazzato come una bestia cercava il topo, mio padre sul balcone faceva così al gatto, il topo l'ho preso io, ho pagato una cifra, vai a casa tua e non lo preparo. Che mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il cane che ringhiava, l'ha messo sul balcone poi ringhiera. Non è così, non è così. E il cane aveva un muso schiacciato perché inseguiva le macchine parcheggiate. Ma non è così. Che mio padre comprò alla fiera dell'est per 400 euro 4 chili di eroina mio padre comprò. Mia sorella si vuole il topo scappava che mia sorella è un cesso della Madonna e il topo si faceva la barba, usava il topo barba. Ma per favore. E c'era su una mosca sul cancello e disse cosa fai? Mosca valco. E c'era un armadillo, lo sceriffo l'aveva arrestato e gli disse se hai qualche armadillo. Che mio padre compra alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il bue che seguiva la vacca, il bue c'era una moglie della Madonna.
La vacca correva, il bue sempre dietro. La vacca sudava come una vacca, il bue sudava come una vacca, come un bue messo insieme. E la vacca aveva il fucile in spalla. Il contadino gli disse: dove vai? Vaccaccia. Ma... la vacca correva, il bue sempre... la vacca... E c'era un pinguino che aveva il pisellino piatto perché faceva cavolo che freddo, cavolo che freddo, cavolo... se lo schiacciava. La vacca entrò in un vicolo cieco, il bue disse: adesso... La vacca indietreggiava, il bue avanzava. Se avanzava, mettilo in frigo, lo fai su nella stagnola, non bisogna buttar via la roba costa... La vacca indietreggiava, il bue avanzava, la vacca era contro il muro, aveva le zampe sollevate, ormai il bue era vicino, ormai era pronto, e la vacca era contro il muro, la vacca e il bue era... E c'era un serpente che aveva mangiato il topolino, ma non era incavolata perché non l'aveva ancora letto. La vacca era contro il muro, ormai il bue era pronto, era lì attaccato, ormai era pronto, tutto regolato, tutto a posto, il bue era... E c'era... Ma fammi trombare sta vacca! Alla fiera dell'est, per quei soldi, un topolino mio padre comprerò. Voglio essere franco, anche se faccio fatica a essere serio. Voglio vedere. Che tasto sei ora? Eh? Voglio vedere. Amici, incredibile! Siamo qui per amore, amico! Incredibile! Noi l'abbiamo buttato. Noi abbiamo buttato via tutto per terra, non per altro, perché le battute erano sotto, se non riusciamo a leggere. Amici! A omaggio della metà dell'Ottocento, del Quattrocento. Ah, amici! Ah, ma posso parlare anch'io o poco miseria? Amici! Alta lena per adulti, bassa lena per piccini. Amici, serra di fiori, alleghiamo piantina. Amici, per uomini incerti, coltivazione di finocchi. Lasciate nome e cognome, vostro numero di telefono. Noi andremo a casa vostra a mangiare e dormire 36 mesi, ma senza impegno. Ho perso la L. Qua L. La P, I, P, 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 la. Amici, incredibile. Aspetta, aspetta. Voglio esagerare. Aspetta, F, I, L, F, L, D, P, T, N. Aspetta.
te e tua sorella. Amici, voglio sentire male, voglio vedere, fammi un po' piano. Motosega per ragazzi adolescenti pigri. Amici, Oscar! Guanti, particolari per televisioni a più pollici. Videocassette vergini scambiamo con quelle poveri. Lasciate il numero di telefono. Fate il numero piano. Scamponi! Scamponi! Ma che un tasto, porca miseria! Incredibile, amici! No, sei. Sei scemo, porca miseria! Scamponi! Sci! Racchette! Montagna, neve per amanti del fai da te! Amici, condanna! Di Femi e di Gutex, un gioiello che fa cagare, voglio vedere. Siamo sotto Natale, perché questa è una replica. Amici! 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 Amato! Basso così, così vostra moglie per tradirvi è costretto ad andare insieme a mezza sega. Amici, voglio proprio esagerare. Grande appartamento, muretto e strutturato in villa d'epoca, vista mare, udite montagna e sinusite a Cortina. Voglio vedere. Amici! Villetta a schiera con garage sotterraneo, 30 km di scivolo. Amici, mi viene a svenire. Adiacente faro, locale, luminosissimo buio. Amici, villetta sull'Etna, termo autonoma. Brucia, va in fumo. Amici, incredibile. Appartamento, ingresso doppio, doppio salone, doppio box, doppia cucina. Devo smettere di bere. Voglio vedere. Amici, guardate. Amici! Fendesi! Fendesi, bacheca! Petto fei, vuota, chiede di Moratti. Incredibile. Vendiamo posto auto per Calvi a parcheggio a pettine. Non è uno scherzo. Guardate, noi. Appartamento! Vicino a stazione con due locali, tre intercity o un diretto. Voglio esagerare. Che riesce a telefonare? Tony Venis vende appartamento. Bello, ma non sappiamo quando. Ha lasciato un gol segnato. 350 bottiglie vuote di vino pregiato per astemi ricchi. Cantina di vino, ingresso vista mare, uscita vista doppia. Panificio vendesi, salumeria affettasi. La vendiamo in fretta e furia. Scala, amici, scala chiocciola, che per salire e per scendere ci vuole il guscio. E per finire amici, per finire sì, aia che botta, negozio d'abbigliamento con la vista sul golf.
Chiedere di Amaglia cos'hai da vendere? Ci sei fatto male. I maroni mi sono saliti qua, eh. Perché? La botta che ho preso, sono già tasso tutto qua. Beh, ma guarda che il gallo canta anche la mattina prima di finire in pentola. Comunque, adesso... No, ascolta, Max. Cosa? Aia, ho come una strage stasera. L'altra botta ho preso. Vabbè, adesso ti devo dirti una cosa. Qua! Sì, devo dirti. Finito! Lì c'è la X, qui c'è la P, qui c'è la L, D, M. Allora, posso dirti una cosa? Non faccio più sto spezzo, sono morto. Abbiamo fatto arrarrar. Sei contento? Sì. Che abbiamo fatto arrarrar? Sì. Adesso posso avere il mio spazio? Posso fare qualcosa, far capire anche che... Certo. Posso o non posso? Posso. Ti ho accontentato? Posso. Adesso tu accontenti me? Certo. Io ho accontentato te? Sì. Tu accontenti me? Eh. Io ti posso dare del tempo, tu mi puoi dare del tuo a me. Vabbè, è una frase filosofica, io ho fatto teatro. Vabbè, adesso... Ma era differenziale la scuola. Vabbè, stai zitto un attimo. Vabbè, dai, ti lascio il tuo spazio, là, perché è giusto che tu abbia il tuo spazio. Stai male, oh, Max, oh. Vai via! La polvere del palcoscenico non ti appartiene. Sei entrato. Chi ti ha dato ordine di entrare? Sto concentrando. Esci di scena, sei entrato. Senza un copione, senza... Ma! Or dunque, vado! Poiché io abbia sbagliato la mia entrata. Testa di cazzo! Perché lasciarci coinvolgere da lui, caro Conte? Guardate la folla delirante. Un trucco o due con la sua musichetta e tutta la città ai suoi piedi. La musica di Mozart è così soave, così divina. Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate. Lascia pure che essi ci credano felici. Io ho voglia di piangere. E più gli uomini si divertono. Ma non importa. Io li perdono. Un po' perché essi non sanno. Un po' per amor tuo. E un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le nostre buffonate. Servono ad alleviare le loro pene, allora rendi più ridicole le nostre facce, ma aiutaci a portarle in giro con disinvoltura. C'è tanta gente, sì, c'è tanta gente a questo mondo che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda se puoi qualcuno, signore! Manda se puoi qualcuno, signore, su questo mondo capace di far ridere noi come noi facciamo ridere gli altri. E buonanotte a te. Buonanotte a te, piccolo clochard. Buonanotte a te, compagno d'avventura. E buonanotte a te, compagno di merende. Perché la notte ti porti consiglio. Perché la notte sia con te, caro amico. Buonanotte! Ma fa culo!
domani non venivi a parlare di calcio. No. Finalmente mi hai lasciato. Mi sono cartoni animati. Che lei fa ridere. Fa un ridere un casino questa battuta. Vabbè. Guarda che il calcio è un'altra cosa. Guarda che il calcio è la cosa più bella che c'è nel mondo. Sì, bellissima il calcio. Ma sei matto, ma sì, scherzi. Hai provato a prenderlo sui denti. Ma no, il calcio... Attenzione! Basta calcio, non mi piace, non mi attenzione, piace. Attenzione, scusa, a Como? Como 0, Juventus 4, i bianconeri non contenti rubano anche la panchina del Como. A te, Max. Il calcio è violenza, non è più un sport. Attenzione! Inzaghi cade in mezzo al campo, rotto da fine in aria, rigore per il Milan. Batte Rui Costa, Costa curta o Costa crociere. A te, Max. Ma è possibile che sei così ottuso? Il calcio non serve, non, il calcio non serve. Attenzione! Incredibile! Attenzione! A Roma, Lazio 0, Inter 6. È un miracolo. A te, Max! A te! Spiegale bene. Vedete, parto dall'alto verso il basso. Cazza la randa. Cazza poi scazza. Argarella. Timona. Apri lo blò. Apri tutto lo blò. Dagli aria lo blò. Adesso tira fuori la poppa. Metti la poppa in prua. Metti ancora grasso. Più grasso ancora. Mettila di più di grasso. Chi è che bussola? Avanti. Avanti. 20 meridionali. Terori. 20 settentrionali. Pure tu. Ancora. Adesso strambata. Tira fuori un pelo solo. Dagli un pelo. Adesso bagna la poppa. Tira fuori la corda, la cima, tirala fuori. Tienilo molle il cavo. Tienilo duro, tutto duro. Lascialo duro. Duro finché puoi, per favore. Duro. Lascialo andare, scorsoio. Cambusa la maricante, pippi ripetenusa. Quel giorno del ferrovigio, della meccanica. Passata un'onda, vai. Scappella l'albero. Serpentina. Dagli la chinaglia. Vento. Fai vento su lì, dai. È passato un gommone, ma ha cancellato la barca. Vabbè, come è serio? Sempre io devo fare sto turno, porca miseria, mi sono stufato, qua devo stare, porca, io non lo so, sempre io devo fare questa strada. Oh, se io guido il pullman, la chiamo Cosimo Loquace, so di cattività. Chi è di scena? Non mi ricordo più come mi chiamo. Sto guardando questa storia qua, adesso sto facendo che devo fare il turno, che faccio il Bologna-Zurigo diretto, senza mai fermarmi da nessuna parte. Bologna-Zurigo senza mai... Io parto e vado, adesso sono nel garage, sto cercando di partire, perché io guido sto pullman, io ecco. Aspetta che... Assunto! L'hanno appena preso questo, ciao, Assunto! Ciao! Assunto! Devo uscire col pullman! Ferma l'ambrate! Ferma l'ambrate! Allora, prima di tutto il pullman. Ferma l'ambrate! Se vuoi ti do una sbella, ti fermo la crescita, se vuoi. Ma fuori che tu rientra. Comunque, prima di tutto. Ferma l'ambrate!
labbra. Solo nel garage. Le porte sono chiuse. Come minchia hai fatto a salire? Ho fatto come il film Ghost. E qual è? Sono entrato come il fantasma formaggino che è mio. Ah, interessante. Ferma, l'ombra. È diretto. Faccio Bologna e Zurigo senza mai fermare. E allora, secondo te le pulci si grattano? Secondo te l'uccellino che c'è nel cucù fa la cacca? Ma tu sei la nipote di Piero Angela per caso? Se tanto mi dà tanto, e te cos'è che ti rimane? Io mi chiamo Annalisa. Bel nome di merda, bravo, complimenti. C'ho 17 anni meno 10 meno 4 sì. Per 2 più 1 diviso 2 sì. Meno 4 più 2. Prendo una calcolatrice e poi vediamo quanti anni. Non ferma l'ambrata, è diretto. Se vuoi vado sparando, poi a un certo punto faccio una curva, apro le porte, tu rotoli all'ambrata. Allora, secondo te è passato un millennio, da che parte è andato? Ma sei la nipote di Marzullo, per caso? Guarda che chi trova non sempre ha cercato, eh. Io, mia mamma ha comprato una cucina in ciliegio e ha trovato i noccioli nei cassetti. Scappo la cocca. Beh, oh, non scagazzare sul pulpo, per favore, eh. Falla fuori, per favore. Sì, ma 7 kg hai fatto però. Quella che la cacca dei bambini è innocente. Sì, ma puzza anche quella, ragazza mia. Sono fuori dal tunnel, perché guidi con la caramella Polo? Questo è un volante. Bambina, roito, chiavi, accesso, sì. Latrina, questo è un volante. Come fai a sapere quando i pesci piangono? Ma c'è anche un questionario da compilare oppure solo questo? Porca vita, non lo so io. E allora come fai a saperlo? Non me lo rispondi. Cioè, perché quando conti i numeri non... Ferma l'ombrate! Ferma l'ombrate! Senti, bambina, poi... Ferma l'ombrate! Senti! Ferma l'ombrate! Qui c'è un cartello. Non scassare la minchia l'autista, scritto. Ecco, guarda dall'altra parte, però, che non si può. Non per le scatole. Io sono qua, sto lavorando. Non vuoi venire qua a fare domande. È che? Adesso è un puzzle, mettiamo i pezzi insieme e fa una bella cagata. Bravo, complimenti. Ma si dicono, perché c'hai i capelli solo col cappello? Prova a togliere il cappello. Perché c'hai i capelli solo col cappello? Senti, vabbè, ma tu non vai a scuola? Sì, io vado a scuola. E che cazzo fai? Faccio la... Cosa ti interessa? Guarda che io sono intelligente. Non l'ho messo in dubbio mai questa cosa. Io mi chiamo Annalisa, mia mamma mi chiama Piantala. Interessante. Posso venire a fare i compiti a casa tua, che ho rotto la PlayStation? Vado fuori dal tunnel, lelelelele. Ferma l'ombrate. Ferma la... Io sono la San Carlo, la patatina. Interessante. Interessante. Senti, ma i tuoi non potevano mettere un preservativo per dallo scempio qua? Ma lo so, bisogna che te lo... Sì, sì, sì. Mamma mia. Sì, sono fuori dal tunnel. Ascolta, bambina, facciamo un gioco. La mamma stira col ferro, si chiama Tiziano. Senti, bambina, facciamo un gioco. Tu scendi dal pullman, sì. Ti metti davanti. Io erroneamente lascio la prima. Sì. Quando poi sono passato, io guardo nello specchietto. Se ti rialzi, erroneamente metto la retromarcia. Sì. E ti investo. Chi lo sa, fa lo stesso, porta pazienza. Lascia il tempo che trovi. Se lo trovi, scappa la cacca. Ragazzi, ferma l'ombrate. Non ti ho scritto una poesia. Ah, bene, sono contento. Ce l'ho qua nel mio libretto. Bene, sono contento. Mio libretto, mia sorellina, ciao. Bambina, ti investo anche te dopo. No, mia sorella piccola. Appunto, ma piccola, perché dopo quando passi non si sente neanche quando passi. Si chiama Marusca. Marusca? Marusca, con la sca finale. Oggi al volo prendo un tram, ma non vado ad Amsterdam. Al tramviere in divisa dico, ciao, sono Annalisa. Chi era Pascoli? Devo andare a Lambrate. Quante sono le fermate? Scusi, autista, lei è distratto. Per Lambrate è questo il tratto. Che d'annunzio. Ma a Lambrate fermerà. Risponde con sincerità. Ho suonato il campanello, mi fa male il polpastrello.
Alambrate, scenderò. E perché lei è bordò? Devi finirla, devi finirla! Perché devo finirla? Vaffanculo, tranvieni e pirla! No, dai, Max, ascolta, adesso abbiamo... Sarebbe fare un inizio no, proprio beh, teatrale, ascolta. Come c'ho in mente. Abbiamo scherzato fino adesso, adesso volevo dirti delle cose importanti perché è giusto che dopo 15 anni di fichidegna, di collaborazione, di convivenza, è giusto che ti debba dire delle cose. Poi colgo l'occasione anche davanti a tutti per dirle, perché per me è un momento importante, insomma. E allora volevo dirti quanto è importante l'amicizia, quanto è importante... passare tutte le giornate insieme. C'è? Sai, io non so, questo muro qua mi ricorda anche un po' la nostra adolescenza, insomma, l'oratorio. Quando giocavamo a calcio, ti ricordi, tu giocavi all'oratorio, io facevo l'allenatore e non ti facevo mai giocare. E non è giusto, mi sono accorto dopo. Insomma, tu hai cambiato sport, hai fatto la pallacanestro, io sono diventato un allenatore di pallacanestro e tu non hai più giocato neanche a pallacanestro. Però, poi dopo ho fatto... hockey su ghiaccio, tutte e due, mi ricordo, eravamo in squadra assieme e poi l'allenatore ha avuto un malessere, io sono diventato l'allenatore e tu non hai più giocato neanche lì. E, insomma, queste cose qua sono ricordi, ma sono cose che non certo. Si possono dimenticare. Allora, sai, volevo dirti tutto quello che c'è, l'affetto, tutto quello che... Insomma, io non sono un grande oratore, non sono un grande parlatore, dunque, non so, pensavo di doverti dire le cose. Allora, sai, per essere... più conciso, più... Dimmi. Ho pensato forse è meglio che, non so, le scrivo le parole per dirti veramente quello che sento per te, quello che veramente provo. Vabbè, per te, Bruno, dopo 15 anni di lavoro, insomma... È carina, una cosa allora, carina, hai fatto una cosa carina. Volevo leggertele. Bene, ma io sono felice perché hai fatto... Per amore del cielo, sei gentile. Io sono qua, ti ascolto. L'amore chiede tutto e ha il diritto di farlo. Love them and has the right to see. E el amor en todos y os Arienco Bastardo Ronaldo. Anonimo. Bruno, sei gentile, è una cosa carina quella che hai fatto. Dopo tanti anni, insomma, non l'aspettavo da te. Anch'io, però sono un po' simile a te, perché anch'io avevo delle cose da dirti, anch'io le ho scritte, vedi, probabilmente stare insieme tanto, lavorando, siamo un po' simili. Le ho scritte anch'io, ce le ho qui. Roba di qualche secondo. Gian Duiotto, 1865, azienda stabilimento 9 Ligure dal Giulia, capitale sociale leggermente verso l'alto, 9 Ligure. Gian Duiotto, c'hanno anche il fax. Che belle parole. Sono veramente emozionato. Grazie, Max. Figurati per l'amicizia. Sono emozionatissimo, grazie veramente. E poi ti ricordi quando abbiamo iniziato a fare c'era, abbiamo iniziato a tenere un tempo, un ritmo, ti ricordi? Sì, quella va. Facendo le cose. E poi tu hai iniziato anche tu col battito di mani, con la gamba. Oh,
una scarpa 39, l'altra 42. Mi sa che son partito col piede sbagliato. Tic-tic, tic-tic, ero affacciato con mia suocera sul pozzo dei desideri. Lei è caduta, ho detto allora funziona. Tic-tic. La lana vergine si ottiene con le pecore brutte. Mio cugino è senza un braccio perché nella sua ditta han cominciato a tagliare il personale. Paese che Hawaii, usanza che trovi. Letto sul retro di una maglietta di un motociclista. Se riesci a leggere quello che c'è scritto, vuol dire che la mia fidanzata è caduta. Io mangio carne, sono contro la caccia. Io mangio albicocche, sono contro la pesca. La minore, la minore. C'era un principe azzurro talmente brutto, ma talmente brutto che Cenerentola è tornata a casa alle 22. Non accompagno più mia figlia al nido, si arrampica da sola. Mia nonna ha 60 anni, per tenersi in forma fa un chilometro tutti i giorni, adesso hanno 92, non sappiamo dove cazzo è andata. Il mio allenatore ha detto che squadra che vince non si cambia, adesso puzziamo come caproni. Sol settimo. Sono uscito con un'aranciata, ma gli ho promesso che la trattavo bene, ma lei non l'ha bevuta. Al mio gatto non gli piace la cassetta, infatti piscia sul CD. Fa maggiore. Ha fatto un droga party in paradiso. Matteo ha portato l'hashish, mentre Pietro ha portato la cocaina, mentre Giovanni ha portato la marijuana, e giù dai carabinieri. Un mio amico è senza un braccio, poverino, l'hanno fermato i carabinieri, gli hanno dato la multa perché non teneva la destra. La minore. Il cane che mangia la suocera è veramente fedele. Mio zio poverino è morto in un sottomarino, era abituato a dormire con la finestra aperta. Ho passato tutta la notte in spiaggia perché mi hanno chiuso nell'ombrellone. Questo è vero, perché mi senti. Davidore. Le donne sorde fanno poco l'amore perché non se la sentono. Il sud ha dato Natale a Pippo Baudo, mentre il centro ha dato a Roberto Benigni, mentre il nord ha dato Natale ai fichi d'India. Guarda come siamo conciati. Come va, Federica? Come va, Federica? Come va? Raccogliami, raccogliami. Ecco. Bene, bene, si scopa. Ma con lo scopo, col mocio? Col mocio, perché mio marito non è in forma, è scopo. E usi anche lo squacquerone. Usi lo squacquerone. Federica, usi lo squacquerone. Usi lo squacquerone. Ma sei prespide o lesbica? Ci vedi bene? No, ci vedo benissimo, sono mica scema, ne ho! Oh, si sente la Malpensa da qua! Beh, interessante! Ascolta! Cosa mi racconti? Federico, se mi racconti! Federico, cosa mi racconti? Se mi fai parlare, te ne ho! Sono stata al teatro! Sei stata al teatro? Federico,
Sono qua mezzo metro, cosa urli, scema? Guarda, sono rimbambita. Vabbè, cazzo. Sono andato a teatro a vedere i fichi d'India. Oh, fichi d'India. Ah, che bravi. Sei andato a vedere i fichi d'India? Sì, sì. Certo, ma... che uno dei due, mamma mia, poverino, è proprio brutto, eh. È una bella gara, ne? Perché uno ha fatto un incidente e è scusato, ma l'altro è nato così. È nato così. Lascia stare. Ma lo sapevo. Così e così. Aspetta che ho letto su novella lì. Sì. Mi hanno detto, ho letto sul giornale. Sì, ho capito. Che la moglie di quello brutto se la intende con quello bello. Ma pensa. Ho perso quel numero. Guarda. Invece la fidanzata di lui. Sì. Dell'altro. C'è la fidanzata? Sì, sì. Non lo sapevo. Ha fatto il presepe vivente a Novara. Veramente, vedi che fa del bene. Sì, faceva la grotta però. Ah, ha detto una mano. Sono entrati i re magi, non si sono più visti. Ma cosa mi stai narrando? M'han detto così, m'han detto. Ma cosa mi stai narrando? Lascia stare. Ma cosa mi stai narrando? Ma cosa mi stai narrando? E via via discorrendo, e via via discorrendo. Pensa! Sei del leone te o dell'acquario? No, 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 sono dei gemelli ascendente camicia. Pensa che hanno fatto un'inchiesta. Sono a Lombardia, scusami, dimmi. Speriamo che la Liguria non vada in fiamme lì davanti. Chi è che ha fatto l'inchiesta? Hanno fatto un'inchiesta, hanno scoperto che il 60% delle donne non si sposa più. Come mai? Perché dicono che per un po' di salsiccia non prendono tutto il maiale. Certo, fatto bene. Sì, quel dito lì, mettilo dall'altra parte. Mettilo nel fodero. Sono andata dal dietologo, mi ha detto, ma guarda, può mangiare di tutto, basta che non lo ingoia giù. Che fortuna! Lei si capisce? Stanotte ho visto un thriller. Ma va. Mio marito che si toglieva le mutande. Caspita, che esperienza! Si è fatto bene, fatto bene, fatto bene. Oh, scusa. Scusa, Federica. Ma vai anche lei, conosciamo, vaffanculo. Ah, che botta, ma... non volevo, te sei mio per preside. Ma è stortato l'iride. Vabbè, tanto c'hai l'aride. Hai capito, te, ne? Via via discorrendo, Samassa Dias. È bello parlare con te, non sei neanche tanto ripetitiva. Mia figlia fa un film. Oddio, che ruolo ha? Fa un film con Rex. Ma va. Sì, fa la ciotola. Così finalmente qualcuno la lecca, finalmente. Era ora, cioè, una bella fortuna questa. La mia vicina di casa, poverina, poverina, è stata male. Ma va? Le hanno messo la maschera ossigenata, è diventata bionda. Ma guardate, oggi ho cucinato la lingua, ma ho pulito anche la padella, comoda. Hello, cosa mi racconti? Federico, cosa mi racconti? Ciao, conta su. Che è caduto il pippo. Mascotta, ma al suicidio non hai mai pensato? Ho provato con la ghigliottina, ma non sono tagliata. E te? Ah. Che bella pelle che c'hai. Se metto un pesce tritato proprio fine fine e me lo spalmo sulla faccia. Che pesce? La balena. Ah, la balena. Oh, guarda Federica, che periodo, mia figlia è andata a cavallo. Aspetta che ho mangiato un apio là per tosse. Mia figlia, stavo dicendo. Era in giro con la spider. Sì. Scappottata. Allora era lì al semaforo così che aspettava, così. Era rosso, era lì così. A un certo punto... dietro c'era una carrozza col cavallo, pam, colpo di frusta. No, pensate, chissà che botta. Adesso gli hanno dato il collare, poi gli danno la cuccia, 3-4 croccantine e venga a casa. Vabbè, insomma. Che storia. Si capisce, si capisce, si capisce.
Ma tu abiti vicino allo zoo oppure? Perché? No, così pensavo che... Ti trovi bene? Con l'idraulico lì. Ah, se lo bevo digerisco, sì. Comunque, insomma, è un bel periodo. Si capisce, guarda, adesso si va al mare. Fra un po' si va al mare. Io vado sulla ringhiera ligure. Ah, speriamo che manchi un pezzo così cadi giù qua. Sono contento. No, adesso devo solamente finire perché mia figlia mette una dissenteria in casa quando entro. Vabbè, insomma, senti, a proposito, ti saluta la Terry? Ah, sì, lo so. Ha avuto un figlio? Ma va? Sì, 12 kg, pensa. Cos'è, un manzo? Cos'è? Aspetta. Incredibile, né? Aspetta. Cosa fa, bella o... Vabbè, insomma, comunque... Bene. Ah, vabbè, Federica, scappo che sono su una montagna di roba da stirrare. Ascolta, devo giocare all'otto, se sogni qualcosa dimmelo che lo traduco in numero. Adesso devo stirrare però quando gioco... A proposito, no, quando è stato? Ieri no, l'altro ieri, prima dell'altro ieri. Harry Potter, portami via! Ti ho sognato! Sì? Sì! E cos'hai sognato? Che i sogni sono promontori. Ci credo, sì. Eri tutta marrone, poi ho girato l'acqua e non c'eri più. Ma che sogno strano, Federica, che ho fatto, guarda. Ma... Anch'io t'ho sognato! Federica, hai sognato! Eravamo due statue, una... Che meraviglia! Una di cioccolata e una di cacca. Ah, ma quella di cacca eri tu, Federico? Brava, ma ci leccavamo!